facciamo un NFT che poi alla fine viene venduto e così viviamo di rendita con le royalty che vengono generate da questo NFT man mano che la gente se le scambia. Peccato che non funzionerebbe. Ciao a tutti e buon caffè. Allora, parliamo ancora di NFT. Ci tocca. Una delle cose che spesso vengono fuori, che mi chiedono, è: ma allora se io faccio un NFT, questo NFT posso metterci dentro le famose rolling royalties, ovvero il fatto di dire ogni volta che questo NFT passerà di mano una certa percentuale del prezzo che è stato pagato arriverà a me, quindi mi crea una sorta di rendita passiva. Sì, però anche no, nel senso, siamo sicuri che questo meccanismo funzioni veramente così? Per capirlo bisogna fare fondamentalmente due cose, quelle che fanno i tecnici solitamente: leggere della documentazione e andare a confrontarsi con del codice. Quindi questo ve lo lascio come esercizio, in particolare per chi segue i miei corsi, che oramai è un po' più di dimestichezza, provate a farlo come compito per casa. L'EIP di cui stiamo parlando, Ethereum Improvement Proposal, è EIP 2981 e si chiama appunto Rolling Royalty qualche cosa. Ok, punto primo dell'esercizio: andarsi a leggere come funziona, perché è definito lì, ok? E soffermarsi e battere la testa tre volte contro il muro nel punto in cui cominciamo a vedere c'è scritto: il pagamento di queste royalty è volontario. Volontario. Come volontario? Cosa vuol dire volontario? Vuol dire che se leggiamo bene questo AP, tutto quanto viene basato sulla figura di un intermediario che è il marketplace, l'OpenSea di turno. Il fatto che siano effettivamente implementate delle royalties dipendono dal marketplace e tutta quanta questa attività dipende dal marketplace. Ok? Quindi se io vado a comprare un NFT su OpenSea mi permette di fare l'acquisto, ma fa un po' da ponte, quindi è lui che riceve direttamente i miei soldi. Se aderisce allo standard dell'EIP 2981, mi fa una suddivisione di quello che ho pagato per darlo all'ultimo proprietario, a quello precedente, a quello dove c'è scritto che devono andare delle royalty. Partiamo dal codice, andiamo a vedere lo smart contract, ad esempio, di OpenSea, dove è implementato l'EIP 2981. In fase di creazione di minting dell'NFT c'è scritto: dammi i dati del token, tra cui anche gli indirizzi a cui vanno le rolling royalties e le percentuali. Quindi io potrei dire 5% al mio indirizzo, 1% a una onlus a cui voglio fare beneficenza, ok? Quindi due indirizzi e due percentuali. Poi, se cercate dentro il codice, queste percentuali e questi indirizzi non vengono più usati da nessuna parte, non vengono più e non entrano a far parte di nessuna funzione, semplicemente uno poi può andarli a leggere. Quindi io li dichiaro in fase di minting del NFT e qualcuno li può venire a leggere. Quindi come funziona? Dov'è l'enforcement di quelle percentuali? Leggendo la documentazione si capisce benissimo che l'accento è messo sulla figura dell'intermediario, ovvero del marketplace. Quindi è OpenSea che dice: io sono compliant con questo EIP e quindi darò anche delle rolling royalties. Quindi quando c'è un acquisto, OpenSea si prende il 100% della somma pagata, darà il 5% a me, l'1% alla Onlus e il rimanente 94% al attuale proprietario che sta facendo l'acquisto. Ok, quindi le rolling royalties dipendono dall'intermediario che decide di darle, che decide di pagarle, di mettersi lì a fare lui quello che le trasferisce. Non è lo smart contract in automatico che lo fa, non ci sono altri meccanismi. Perché? E qua la cosa importante è capire il perché. Sempre leggendo la documentazione si capisce che dicono: attenzione, io non so mai quando il trasferimento viene fatto per una vendita o per un passaggio da un wallet mio a un altro wallet mio. Cioè io ci sono dei casi in cui potrei voler spostare l'NFT su
wallet diversi, sempre miei, quindi non è una vendita, ma è semplicemente un trasloco dell'NFT. In questi casi non sarebbe giusto, non sarebbe corretto andare a pagare le fee, cioè nel senso andare a ridare dei soldi al proprietario e via dicendo. E qua si creano tutta una serie di meccanismi e di incasinamenti per cui uno dice sì, ma potrei farmi una vendita a zero, allora arriva la percentuale di zero, ok? Però tutti questi meccanismi, come sono usate in maniera legittima per fare la cosa corretta, possono essere usate in maniera illegittima, nel senso io posso far finta di trasferire il mio NFT, quindi fare un passaggio a costo zero da una parte all'altra, e in realtà lo sto vendendo sotto banco a qualcun altro. Quindi per ogni proposta che viene fuori per cercare di implementarla, esce fuori una controproposta che ti dice sì, però se lo fai c'è sempre comunque qualcuno che rimane fregato, o qualcuno che paga dei soldi che non dovrebbe pagare e qualcuno che li riceve quando ne dovrebbe ricevere, o qualcuno che rischia di farli. Quindi fondamentalmente la soluzione stramba che è venuta fuori è stato dire: noi li semettiamo come dire richiesta, poi ci pensa un intermediario. Quindi attenzione, il fatto che ci sia il pagamento di una rolling royalties non è garantito, è frutto di un'intermediazione ed è un processo fondamentalmente trust based, che dipende quindi dal marketplace, che in questo caso OpenSea. Attenti, che cosa vuol dire questo? Che abbiamo la garanzia dall'altra parte che le vogliamo le rolling royalties e dovrebbero arrivarci? No, non ce l'abbiamo, perché qualcuno potrebbe tranquillamente, serenamente vendere un NFT sotto banco senza passare dal marketplace, ma semplicemente tra privati fa una transazione e decidere di ignorare bellamente le rolling royalties, e quindi di non pagare soldi a chi dovrebbe riceverli. È possibile, è facilissimo, non è possibile, è banale. Quindi attenzione, altro misconception tipica sugli NFT che sta venendo fuori è le rolling royalties sono un elemento assolutamente volontario. Non basate la vostra strategia di ricazione per diventare anche voi un po' meno poco ricchi, ecco, su una cosa che in realtà è assolutamente non in forza. Quindi attenzione, ricordatevi sempre, come dicono quelli bravi, la competenza, ok? Studiatevi le cose, studiatevele, guardatele a livello di codice, perché parte sempre tutto da lì, non dai racconti. Okay? Quindi attenzione al prossimo debunking da fare, al prossimo caffè. Ci vediamo presto. Ciao.